Benvenuti agli acquisti fumettosi della settimana! Ed eccoci qui ragazzi ad un'altra puntata, ma che puntata ragazzi, forse questa è la più ricca da quando esistono gli acquisti fumettosi della settimana. Scusatemi un attimo l'aspetto, ma sono raffreddato, non sto proprio benissimo da un paio di giorni e quindi sono un po' provato. E dicevo, forse la puntata più ricca, voi non vedete proprio best sotto una tonnellata di roba. Allora intanto spero che vi sia piaciuta la intro questa settimana. E proprio a proposito della intro, se non avete visto la live che abbiamo fatto venerdì sera, se volete partecipare con e creare la intro agli acquisti fumettosi della settimana, deve essere un video di al massimo 10 secondi, la risoluzione deve essere almeno di 720p, l'ideale sarebbe 1080p. Poi mi contattate, ovviamente se avete un'idea geniale, un'idea carina, cioè se vi mettete in cameretta vostra e fate ecco gli acquisti momentosi della settimana, sono buono anch'io, insomma, trovate un'idea geniale, i pupazzi, le cose, le situazioni, i luoghi, insomma quello che vi viene in mente. Se l'idea è carina, parteciperete al video acquisti momentosi della settimana, ogni tanto inserirò le vostre intro se vi fa piacere. Una volta realizzata la intro mi scrivete sui social e io vi dico come mandarmela in alta risoluzione. Ma partiamo subito, cercherò di andare anche un po' velocemente perché ragazzi ci abbiamo una valanga di roba. Ma perché? Perché sono tornato in fumetteria finalmente dopo mesi e quindi ci sono un po' di arretrati e pensate che un paio di cose me ne sono anche dimenticate. Da dove cominciamo? Ma cominciamo da qui. Cominciamo con un numero che contiene i paper dollari ed è Zio Paperone numero 19 di gennaio 2019. Ed eccolo qua. Su questa cosa fatemi dire che continuo a ribadire che non trovo carino che mi fai comprare 10 testate di cui 9 non le comprerò mai perché io non le compro abitualmente solo per farmi collezionare i paper dollari. Perché cosa pensi? Che io compro il numero 19 di Zio Paperone, da questo momento dirò oddio sono stato fulminato, illuminato sulla via di Damasco e quindi adesso comprerò Zio Paperone? No, hai fatto solo che hai fatto 2000 copie in più? Non mi sembra una cosa carina, però noi siamo collezionisti e poi ci cadiamo sempre. Questo è Zio Paperone numero 19 con il dollaro di Brigitta. E quindi spacchettiamolo questo numero di Zio Paperone con il dollaro di Brigitta. Di Brigitta. E che ci mettete il cemento in questi cellofan e quindi non si riesce a... Ok, eccolo qua, il dollaro di Brigitta. Ripeto, questi dollari sono un po' una zozzeria, nel senso che è un foglietto stampato. Però sapete che magari è un pezzo da collezione, fra 10 anni magari qualcosa varrà e quindi insomma si prende. Però i dollari, buongiorno. Anzi, se volete andare sul canale, cercate Dollari Disney, c'è un video sulla mia collezione di dollari che venivano fatti nei parchi Disney e sono completamente un'altra cosa. Questo è il numero 19 di Zio Paperone, devo dire che la copertina è molto molto bella. E io ovviamente Zio Paperone non lo prendo, anche perché credo che siano tutte storie esattamente, vedete? Sono storie del 2004, 2000, 2000, 2008, 2014, 2013, quindi sono anche storie abbastanza recenti. Devo dire che la cosa che mi piace molto di questi volumi è che è tutta carta ruvida, profumano tantissimo e quindi insomma per me che adoro il fumetto su carta ruvida sono molto molto belli, ma non è che uno può comprare tutte le serie e avere 10-15 volte la stessa storia ristampata nella stessa maniera. Questo ormai ce l'ho, l'ho dovuto prendere per i dollari e me lo tengo. Ma devo dire che la copertina è veramente molto molto bella. Vediamo se riusciamo a scoprire al volo di chi è la copertina. La copertina è di... è copertina, disegno di Vitale Mangiatordi, Mario Perrotta al colore. No, è di Vitale Mangiatordi. Eccolo qua, complimenti Vitale perché la copertina è molto bella. Dopodiché abbiamo questo speciale che si chiama Paper Dollari, appunto, che si chiama proprio Paper Dollari, contiene quello di Gastone. Questo, sai, è un numero speciale, l'hai fatto proprio per i Paper Dollari, contiene delle storie a tema dollari, ma adesso lo sfogliamo, vediamo, ma comunque è un'altra pubblicazione inutile. Paper Dollari, questo speciale fatto appunto proprio per questa iniziativa, anche qui ennesima ristampa di storie vecchie e quindi niente, preso solo per poter completare i dollari e quindi eccolo qua.
e questa volta abbiamo quello di Gastone Paperone. Eccolo qua, Gastone Paperone. Tra l'altro, se non sbaglio, il dietro è uguale per tutti, quindi non si sono nemmeno sprecati a fare il davanti e il dietro diverso. Almeno per ogni banconota potranno fare il dietro in un modo, il niente, anche il davanti è identico, cambia solo il personaggio al centro. Insomma, vabbè, una zozzeria, ragazzi, questa iniziativa. Io la boccio, anche se la faccio, voi direte è un controsenso fare, comprendere tutte le pubblicazioni, fare i dollari e poi bocciarla. E forse probabilmente avete ragione, è un controsenso, nel senso che se dici che l'iniziativa non è un granché non dovresti prenderla, ma poi c'è il morbo del collezionista che fa sì che poi magari tu decida di prenderla nonostante poi tu la critichi e dici, poi sai, i due numeri di Topolino li prendi, gli altri e qualche fumetto in più e alla fine, però devo dire, mano a mano che vado avanti mi pento sempre di più di averla presa, perché ragazzi è veramente una zozzeria. Volete sapere perché penso che sia una zozzeria? Beh, ripeto, andate a vedere il mio video sui dollari Disney e vi accorgerete perché è una zozzeria. Quelli sono dollari fatti bene, quella è una cosa fatta veramente come si deve. Paper dollari, questo speciale, devo dire la copertina non è male. Adesso diventiamo pazzi come prima a cercare chi ha fatto la copertina. La copertina è di... copertina disegni di Paolo Mottura, attenzione, il mio preferito, Paolo Mottura, eccolo qua. Anche qui abbiamo delle storie, ovviamente tutte storie già pubblicate, e quindi guardate che spettacolo questo disegno. E quindi abbiamo storie del 96, 2002, 2000, 96, 87, 98, 2004, quindi ripeto, l'unica cosa bella di questi numeri è che sono molto morbidi, la carta è ruvida e quindi mi piace molto che sia così questa pubblicazione, però totalmente inutili, soprattutto per chi ha tutti i Topolini, cioè chi ha una valanga di Topolini, per chi ha una valanga di classici, per chi ha tutte le serie uscite in edicola con tutta Romano Scarpa integrale, per tutte, insomma, chi ha varie collane, varie cose, è una cosa un po' così. Eccoli qua, paper dollari più paper dollari. E poi abbiamo il Topolino numero 3348 con questa bellissima, devo dire bellissima, copertina di Freccero. Bravo davvero Freccero con questa copertina, veramente merita. Qui abbiamo il, attenzione, edizione speciale, il prossimo numero, con, non perdere, sfidare la statuetta e mi dico zio Paperone, con gold, non capisco perché c'è la copertina del numero vecchio del 3315, che era quello, una di quelle per il compleanno di Leonardo. Ecco la quarta cover d'autore, ma scusate, ma la prossima cover non è quella. Io veramente ogni tanto rimango a bocca aperta. Infatti questa è la cover del prossimo numero, dove ci sarà anche appunto la statuetta piccolina che c'ho da qualche parte, c'era di Paperino e di non mi ricordo, sì, e eccola lì, vedo Paperino e Topolino in oro. E però non ho capito questa pubblicità con questa copertina, che cosa c'entra, non lo so, spiegatemela voi, ma credo sia una svista clamorosa, non degna di una redazione e di un settimanale come Topolino. Temo che l'inverno depositi un altro spesso strato di pigrizia sulla mia pigrizia abituale. Paperino, l'unico papero al mondo in grado di trasformare l'inerzia in uno sport estremo. Che aria tira Paperopoli, c'è l'ultima serie dei personaggi di Star Wars all'S lunga. Cerchiamo di andare un po' più velocemente perché ci sono veramente, veramente tanti fumetti questa settimana. Zio Paperone e la Mobile Bank, quindi anche un tema molto attuale di Alessandro Sisti, soggetto e sceneggiatura, Vitale Mangiatordi, colui che ha fatto la copertina del numero precedente di quel fumetto che abbiamo visto prima, e devo dire che in quella copertina si è espresso veramente ad alti livelli e qui non mi fa impazzire, qui non mi fa impazzire. Ma andiamo subito avanti e abbiamo Topolino e la lunga ricerca. Ecco, guardate, questa era la copertina di cui parlavo prima, di Mangiatordi, molto bella. La storia invece che ha disegnato qui non mi fa impazzire. Questa è di Carlo Panari e Giampaolo Soldati ai disegni, disegnata old style, ci sta, dai, questa ci sta, è carina. Vecchi disegni, molto old style, molto old style. Qui vabbè, abbonarsi, eccetera eccetera. Andiamo velocemente oltre, abbiamo Zio Paperone, Giustizia per Tutti di Giorgio Fontana. Oh, Paolo Mottura i disegni, Paolo Mottura, eccolo qua. Paolo Mottura mi piace sempre tanto, mi piace veramente sempre tanto, bello 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 bello, grande Paolo Mottura. Dopodiché abbiamo
Paperoga è il successo insensato di Pietro Bizzemelo, Giuseppe Facciotto ai disegni. E l'ultima abbiamo I corti di Paperino, Zac, no, questa non credo che sia l'ultima, di Vito Stabile e Maurizio Amendola. E poi l'ultima storia, che è Young Indiana, che a me non mi fa impazzire, Quattro salti su Malte, di Bruno Sarda e Marco Palazzi. Eccolo qua, qui abbiamo la signora Leonilda, zilla 105 anni, che vive in casa di riposo con Masco, grande fan di Topolino. Complimenti alla signora, Topolino rende e mantiene giovani. E qui vi faccio rivedere l'anteprima del prossimo numero, nel quale è contenuta la statuetta d'oro di Topolino. Ah, c'era un'ultima storia? C'era un'ultima storia, Brigitte Talk, piccolo spazio pubblicità. Questo era il Topolino 3348. Abbiamo recuperato il numero 12 ed il numero 13 di Doctor Strange. Era tanto che non compravamo Marvel. Chi mi chiedeva, ma i Marvel non li compri più? Ma i Marvel non li fai più? Eccoli, sono tornati. Ed ecco tornata in questa rubrica la Marvel in maniera prepotente. 12 e 13 di Doctor Strange. Adesso dovrò ricordarmi dove cavolo eravamo rimasti. Qui siamo ancora con gli albetti a 2 euro. Quindi anche facile da recuperare. Vi faccio dare un'occhiata veloce. Io cerco di non spoilerarmi, anche se non credo che ci capirò granché, perché sono mesi che non lo leggo, quindi dovrò rinfrescarmi un attimo la memoria. Quindi vedo Galactus lì, e questa è la copertina appunto del numero 13, che è questo qua, Araldo Supremo, eccolo qua. E quindi dovrò scoprire che cosa è successo, ragazzi, perché sono rimasto un po' indietro. Quindi ho recuperato due o tre numeri per ogni serie, per portarla piano piano un pochino avanti. Poi ogni volta che andrò in fumetteria, piano piano comprerò qualche altro fumetto. Vi faccio della copertina, anche se è un po' inutile, perché è un numero che a oggi è vecchio, che è il numero 14, non l'ho ancora preso, ma ormai parliamo di qualche numero fa. Quindi abbiamo recuperato il numero 12 e il numero 13 di Doctor Strange. Stessa cosa, abbiamo recuperato il numero 2 e il numero 3 di Daredevil. Avevo letto solo il numero 1, ero molto curioso, e adesso abbiamo recuperato altri due numeri. Ragazzi, di ogni cosa ho preso un paio di numeri, un paio di numeri, un paio di numeri, perché sennò di tutte le testate avrei dovuto spese 300 euro di fumetti in edicola, in fumetteria. Il primo numero mi aveva colpito, mi era piaciuto, e quindi ho recuperato il 2 con questa bellissima copertina, devo dire, veramente molto bella. Il numero 2, numero 1, mi era piaciuto molto, quindi ho recuperato 2 e 3, e adesso vedremo come si evolverà. Questi sono i disegni del 2. Questi sono i disegni del 3, questo addirittura è di settembre 2019, quindi vi sto facendo vedere dei fumetti che per chi li compra sono praticamente vecchi, però io li sto recuperando piano piano, perché non frequentando più la fumetteria che avevo vicino, adesso devo andarci, ma non ci vado spessissimo, quindi adesso cercherò di recuperarli piano piano tutti. Eccoli qua, abbiamo recuperato oggi il 2 e il 3 di Daredevil. Capitan Marvel, abbiamo il numero 5 e il numero 6. Devo dire che questa copertina è bellissima, questa qui mi piace veramente tanto. Capitan Marvel, io la adoro, a molti non piace, ma io la adoro Capitan Marvel. Eccolo qua, questi sono i numeri di ugualmente agosto e settembre, di agosto e settembre. Adesso sto riflettendo se magari andando in fumetteria scegliere, che ne so, solo Hulk e recuperarla e pareggiarla fino a oggi, ogni volta magari pareggiare una serie sola fino a oggi, o se come ho fatto questa volta andare avanti di due numeri in due numeri, tre numeri in tre numeri, insomma piano piano, per portarle avanti parallelamente più di una. Qui ci sono, anche qui mi sto spoilerando di più di tutto, perché io ero rimasto fermo al numero 4. Eccolo qua, anche qui vi faccio vedere questa bellissima copertina, ma ormai è già storia. Questi sono il numero 5 e il numero 6 di Capitan Marvel. Ragazzi, a me Capitan Marvel mi piace. Dopodiché abbiamo recuperato il numero 9 e il numero 10 del nostro capitano, Captain America. Eccolo qua. Il nostro capitano, abbiamo recuperato il numero 9 e il numero 10. Molto belle anche queste copertine, anche qui non mi ricordo dove siamo rimasti. Non mi ricordo dove siamo rimasti, dovrò riprendere le fila di tutte le storie Marvel. Quelli che non vedete, tipo Spider-Man, è perché ce n'avevo ancora talmente tanti numeri da leggere che mi sembrava sciocco comprarne di nuovi, quindi riprenderò a leggere Marvel. Mano a mano che li leggerò, poi andrò a recuperare anche loro, porterò avanti anche loro. Ecco qua ragazzi, ecco qua, ho dovuto fare un diario
dove scrivere di ogni serie Marvel, dove sono arrivato piano piano, perché sennò perdo il conto di quale numero sto leggendo, dove sono arrivato, quali ho comprato, insomma, sennò diventa veramente una tragedia. 9 e 10, Captain America. Per Hulk abbiamo fatto di più perché abbiamo recuperato il 14, il 15, il 16 e il 17. Hulk invece ne abbiamo recuperati un po' di più, sfruttando appunto che erano ancora quelli a 2 euro. Guardate che bella questa copertina, anche qui ragazzi non so di che cosa stiamo parlando perché sono rimasto molto molto indietro, quindi voi probabilmente lo sapete, ma io non lo so perché mi sono fermato un po' indietro, però Hulk era quello che stavo paro, Hulk ho letto tutto quello che c'avevo, quindi devo solo ricordarmi dove sono rimasto con la storia, ma Hulk l'avevo letto tutto, mentre gli altri sono rimasti indietro, Hulk l'avevo finito, mi sa che tutti quelli che ho preso oggi erano quelli che già avevo letto tutti, e quindi posso andare a leggerlo. Poi questi da 2 euro credo che si leggano veramente in 10 minuti, quindi una sera che mi metto lì a recuperare li posso recuperare velocemente. Io vi faccio una sfogliata veloce, ma ovviamente sono tutti numeri vecchi, quindi chi lo segue sta vedendo cose vecchie, quindi andrò velocemente. Bella questa copertina, andrò velocemente perché appunto il numero 17 è di quando? Di tempo fa, comunque sono numeri vecchi. Abbiamo recuperato 14, 15, 16 e 17. Dopodiché ho fatto una follia, una delle mie tante, e sono andato a recuperarmi il primo numero di PK Giant del 2014, con l'intenzione, visto che questo è il nuovo corso, cominciò nel 2014, con l'intenzione di andare a recuperare piano piano anche questa serie. Io non l'avevo mai letta, non l'ho mai letta ancora perché l'ho comprata ma ancora non l'ho letta, e novità. Un numero 1! Ed eccoli qui ragazzi, mi sono andato ad infognare in una nuova serie, preso questo dal numero 2000, del 2014, il primo numero di PK Giant, io non l'avevo mai letto, ma in questo formato devo dire che mi piace molto, il numero ovviamente ho preso su Amazon, è un po' provato, ma ovviamente ha 6 anni, quindi insomma mi sto avventurando in questa avventura completamente nuova, dove si parla appunto della nuova serie di PK. Io sono completamente a digiuno, i disegni mi sembrano molto belli, poi devo dire che ha colori su carta ruvida tra l'altro, quindi cosa che io adoro, su carta ruvida, guardate che splendido questo poster, e insomma i disegni sono molto belli, e mi sto lanciando in questa avventura, voglio vedere se mi prende, perché a me tutto questo coso futuristico con sto PK non lo so se mi piacerà, insomma proverò. Intanto ho recuperato questo numero 1, visto che tanto è il numero 1, comunque è un pezzo che prima o poi magari andrà esaurito, e quindi l'ho recuperato su Amazon e poi vedremo se mi piacerà, recupererò piano piano tutti gli altri. Per chi non lo conoscesse, questo è il numero 1 di PK Giant, novembre 2014. Finalmente abbiamo recuperato anche Capitan Mickey, perché abbiamo il numero 49 e il numero 50. Una settimana la distribuzione ha saltato e questa settimana abbiamo ben due numeri. Qualcuno mi ha detto, ma dov'è Capitan Mickey? Dov'è Capitan Mickey? Eccolo qua, due numeri. Questa settimana addirittura ne abbiamo due di Capitan Mickey, La rivolta degli Apache e Le carovane scomparse. Diamogli un'occhiata al volo, il numero 49 e il numero 50. Per chi fosse nuovo iscritto e non ha mai visto Capitan Mickey, beh ragazzi, la SGS, trio di disegnatori e scrittori torinesi che creò un sacco di personaggi nel secolo scorso, grandi fumetti della storia italiana. Qui c'è anche un'ottima prefazione, Cowgirl. Attenzione, ci sono anche un bel po' di pagine di prefazione. Questo è il numero 49, mentre questo è il numero 50. Qui non abbiamo prefazione, infatti quello è strano perché c'era una prefazione, c'erano delle pagine di prefazione, cosa che non c'è mai in Capitan Mickey, quindi insomma c'è anche del materiale extra. Eccolo qui, guardate poi in questa edizione della Gazzetta, grande a colori, grande formato, quindi se volete recuperare c'è anche il grande black di questa serie, insomma se volete recuperarli meritano un salto nel passato, nel fumetto di un tempo. E qui vi faccio vedere la copertina del numero 51 che ormai sta per uscire in edicola dal 28 gennaio, che sarà Donne in Armi, ma questi erano il 49 e il 50 perché l'altra settimana un numero non era uscito, aveva saltato. E ora ragazzi veniamo ai manga, che devo dire c'è una corposa rappresentanza questa settimana dei manga, perché ho recuperato quelli di Planet che su Amazon non riesco a trovare. Abbiamo One Piece nell'edizione della Gazzetta, il numero 4. Quarta uscita per
la creatura di Ciro Oda nella versione della Gazzetta. Vabbè, One Piece lo conoscete, insomma, mi piace questa versione perché è un pochino più grande e visto che c'è una certa età riesco a leggerla meglio, ma vediamo la copertina che c'è il regalo, la cartolina che c'è il regalo che racchiude, che raffigura la copertina per ogni numero. Eccola qui, molto molto carina. A me questa carta ruvida, formato grande, a me questa serie piace di più perché ho delle difficoltà con gli shonen a leggerli quando sono piccoli e niente, quindi sto recuperando questa della Gazzetta. Questo era il numero 4. Abbiamo anche il primo numero di Fire Force perché è stata pubblicata la Discovery Edition a solo un euro. Quindi se non l'avete mai letto come me, se non lo conoscete e volete provarlo, correte perché a un euro, solo un euro. Ah, tra l'altro ragazzi, l'ho visto anche in edicola, pensavo fosse solo una cosa per le fumetterie, ma l'ho vista anche in edicola questa qui a un euro, quindi correte! E quindi se come me non lo avete mai letto, questa Discovery Edition fa il caso vostro. Trovo questa iniziativa molto molto più intelligente, molto molto più sensata di quella dei paper dollari per far comprare e scoprire nuove testate alle persone e quindi di ristampare, di fare un'edizione speciale del numero 1 di un fumetto per poter appunto avvicinare più persone a questo fumetto, cosa che secondo me non fa l'iniziativa dei paper dollari. Questo è di Atsushi Okubo, eccolo qua. Se anche come me non lo avete mai letto, ve lo faccio sfogliare un pochino. Parla appunto di pompieri, la serie credo che sia arrivata intorno al numero 17-18 e insomma ne parlano un gran bene. È un numero 1, costa un euro. Secondo voi io me lo potevo far scappare? Ma assolutamente no. Terraformers, ho letto il primo, ho comprato subito il secondo me lo sono divorato ed ecco il terzo, mi ha preso veramente questa serie. Poi il secondo finisce proprio che comincia la missione, quindi qui c'è la missione, gli scontri, il sangue, e quindi anche se è blu o verde è sempre sangue, e quindi Terraformers numero 3. Ragazzi, sono andato abbastanza in fissa per questo Terraformers. E adesso io ve lo sfoglio velocemente, ma io non guarderò perché sono rimasto appeso con il numero 2. I disegni devo dire sono molto belli, la trama è intrigante, quindi io sto cercando di non guardare, quindi vedete ve lo sfoglio così, ma non lo sto guardando perché non mi voglio spoilerare visto che mi intriga moltissimo questa serie. Questo è il numero 3 e se vi piace fantascienza, mostri, alieni, viaggi nello spazio eccetera eccetera, è consigliata, secondo me è bella. Poi aspettate ragazzi, cioè nel senso, io sto al numero 3, magari dal numero 6 diventa una boiata e quindi poi mi direte ma che mi hai fatto comprare. Per ora mi piace molto. Oh, qui abbiamo due numeri 1, altri due numeri 1 per chi fosse in nostalgia e dice ma questo non prende più numeri 1, ma state tranquilli, guardando il video collezione recente di 88 Zelda Fan, che a me sta molto simpatico, mi piace molto. Due sue consigli, ho preso Season Life di Kaijiji Kawaguchi, eccolo qua, consigliato da lui, ed eccolo qui uno dei due numeri uno che ho scoperto con la collezione di 88 Zelda Fan. Credo che sia un seinen, tra l'altro ho trovato solo usato, i disegni sono molto belli, la storia è abbastanza pesante e tragica, però mi ha colpito molto. Vediamo se trovo una sinossi. Nel 1984 la giovane Sawako Takeda scomparve misteriosamente, lasciando solo l'ombra di tutto ciò che avrebbe voluto realizzare nella vita. 14 anni dopo, il padre, gravemente malato, inizia una disperata corsa contro il tempo per ricostruire gli ultimi giorni della figlia e recuperare il ricordo di un legame a lungo offuscato. Quindi devo dire molto molto pesante, però insomma sembra una cosa molto 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 bella, insomma non si può sempre leggere solo One Piece, e quindi lui l'ha consigliato, io gli ho creduto e ho preso il numero 1. E poi sempre su consiglio di 88 Zelda Fan ho preso il primo numero di Billy Bat di Urasawa, e devo dire Urasawa insomma tanta roba. Qui è stato più facile convincermi perché Billy Bat è di Naoki Urasawa, quindi quello di Pluto che sto adorando, di 20th Century Boys eccetera eccetera, quindi è stato anche più facile convincermi. Devo dire i disegni sono sempre ottimi, la trama è intrigante, poi ripeto, Urasawa sembra una garanzia. Vediamo se trovo anche qui una piccola sinossi, non la trovo. Negli anni 40 il personaggio del pipistrello godeva di grande popolarità negli Stati Uniti. In pochi sanno se questa figura misteriosa con la sua aura oscura infesta da sempre la storia dell'umanità. Quindi è un disegnatore
di manga che disegna questo pipistrello, poi scopre che esisteva già un fumetto in America, teme di averlo plagiato, va ad indagare, va a conoscere il disegnatore oltreoceano per cercare di capire se lui ha copiato chi ha copiato chi, e poi scopre delle altre cose dietro questo pipistrello. Insomma, devo dire, lui l'ha consigliato molto, a me mi ha intrigato la trama e quindi ho recuperato il numero 1. Poi Urasawa dovrebbe essere una garanzia. Finalmente, perché questo su Amazon non c'è, solo in fumetteria, in edicola non l'ho trovato, quindi non riuscivo a trovarlo. I disegni mi facevano impazzire. Il primo numero di Aposins di Tsutomu Niei. Devo dire che i disegni sono fantastici e è già uscito il numero 2. Io intanto ho preso il numero 1 per vedere se mi piaceva, ma secondo me mi piacerà, e quindi un altro fantastico numero 1. Mesi che lo cerco, ma Planet non glieli dà a Amazon i fumetti, e quindi non riesco a comprarlo se non vado in fumetteria. Aposims di Tsutomu Niei. Allora, la storia dice: un immenso pianeta artificiale strutturato a livelli, un territorio inospitale caratterizzato da temperature estremamente rigide, dalla presenza dei frame e da mille altre insidie. Benvenuti ad Aposims, dove un gruppo di individui accorre in aiuto a una misteriosa ragazza in fuga. È lo stesso dall'autore di Blame e Knights of Sidonia, ma devo dire che quello che mi hanno colpito sono i disegni. Questo stile chiaro, pulito, ma molto 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 bello. Insomma, mi ha intrigato molto. Poi fantascienza, io poi tutti chiusi in una città, tutti chiusi in un cubo, tutti chiusi, è uno dei miei generi preferiti. Con questi disegni lo cercavo da un bel pezzo e quindi finalmente ho recuperato il numero 1 di Aposims. Altro numero 1 con i disegni fantastici: Somali e lo spirito della foresta di Yako Gureishi. Devo dire, ragazzi, questo sono rimasto colpito, veramente dei disegni molto belli, anche la storia sembra veramente veramente splendida. L'ennesimo numero 1, questo anche mi ha colpito per i disegni. Guardate che spettacolo i disegni, ragazzi. Ditemi se questo non è da comprare almeno a scatola chiusa per i disegni. Poi credo che sia un fantasy e quindi insomma ci sta tutto. Il fantasy mi piace, i disegni sono splendidi. Guardate che roba. I disegni splendidi, è un fantasy e quindi niente, mi ha attratto irresistibilmente. Somali è una ragazzina rimasta sola al mondo. Il golem è un guardiano della foresta. Insieme intraprendono un cammino che li porterà lontano, avvicinandoli sempre di più. Esseri fatati, misteri, spiriti e demoni in un viaggio che vi incanterà. Esiste anche l'anime, ma questo manga, devo dire che, ragazzi, guardatemi già solo la copertina, è uno spettacolo. Quanti numeri 1 vi sto apportando questa settimana, ragazzi? Ma anche un numero 2. Il primo numero di Ikari Man mi era piaciuto, di Hideo Yamamoto, e quindi non ho potuto fare a meno di prendere anche il numero 2. Disegnato anche molto bene, la storia è intrigante e speriamo che mantenga la sua intrigosità. Avevo letto il primo numero, mi era piaciuto molto. Anche qui i disegni meritano veramente tanto, ragazzi. Di questo ragazzo che si accorge che si può trasformare in pura energia e viaggiare attraverso i cavi dell'elettricità e quindi magari vincere la sua lotta contro il bullismo, e insomma anche questo è abbastanza pesante, però insomma, il primo numero mi ha intrigato molto, speriamo che non peggiori, speriamo che rimanga intrigante, e l'ho preso, vediamo un po' com'è, vi terrò aggiornati in Nuvole Ballerine. Pluto, per il quale sono andato in fissa, ho letto il numero 1, difficile da recuperare, in fumetteria ho trovato il numero 3 e il numero 4, ma ho già ordinato su eBay il numero 2, quindi praticamente sono già riuscito a recuperare 2, 3 e 4, ma continuo la caccia per arrivare a chiudere l'opera. Ho recuperato il numero 3 e il numero 4 di Pluto, che non era facile trovare, per fortuna in fumetteria erano ancora il 3 e il 4, sempre Urasawa, sempre grandissima la storia, il primo numero mi ha intrigato da morire, i disegni sono splendidi, la storia è veramente notevole, anche questa speriamo non peggiori andando avanti, ma ne parlano tutti un gran bene. Io ho recuperato il 3 e 4, che purtroppo non potrò leggere perché il 2 l'ho ordinato su eBay visto che era introvabile, e niente, l'ho ordinato su eBay, quindi mi deve arrivare. Quando mi arriverà il 2 potrò leggere 2, 3 e 4. Robot, fantascienza, etica, in un grande fumetto di Urasawa. Un altro numero 2, abbiamo il numero 2 di Astra Lost in Space. Io ho preso quello senza cofanetto, ancora non leggo il primo, ma il 2 già l'ho preso, anche perché è una serie da 4-5, quindi sicuramente la chiuderò. I disegni sono veramente molto belli, poi è fantascienza, insomma mi intriga e ho preso. Ancora fantascienza con Astra Lost in Space di Kenta Shinohara. Anche qui devo dire che non ho ancora letto il primo, però è una miniserie, quindi la miniserie la compri
e anche perché poi fantascienza, ne parlano tutti bene, quindi dovrebbe essere un buon fumetto, insomma, ragazzi, spero che sia buono. Non ho preso il cofanetto con l'edizione variant limitata, ho preso l'edizione normale e questo è il numero 2. E adesso addirittura in questa fumetteria sono riuscito a recuperare alcuni albi che volevo per il Free Comic Book Day di novembre scorso, per il quale non sono riuscito a passare in fumetteria, ma loro ce l'avevano ancora e li ho recuperati. E sono Ariadne, eccolo qua, che mi intrigava molto, Daryl Zed, che tra l'altro nel frattempo è uscito il numero 1, ma solo per fumetterie, loro non l'hanno preso perché non ci hanno creduto, e quindi mi toccherà cercarlo da un'altra parte, Il Muro, Heavenly Delusion, eccolo qua, e questo dal mondo di Topolino, che ovviamente da collezionista di Topolino non potevo non avere. Questo tra l'altro mi sembrano delle storie, questa è una storia completa mi sembra, ma anche un altro, Daryl Zed, che è proprio un numero 0, ecco, questo poi andrà imbustato perché è il numero 0 di Daryl Zed, che hanno messo proprio nel Free Comic Book Day. Ragazzi, questi acquisti fumettosi oggi non finisce più, cioè sono una valanga. Il numero 0 di Daryl Zed, che è già uscito il numero 1, ma io ho recuperato adesso il numero 0, disegni di Mari, testo di Faraci, eccolo qua, da uno spin-off di Dylan Dog, e con tutti i disegni. Questo numero 0 lo recupererate, magari qualche fumetteria ce l'ha ancora se non l'avete, se non siete andati al Free Comic Book Day del 2019. Io sono riuscito a recuperarlo, ci tenevo molto anche a livello collezionistico, è comunque il numero 0. Poi abbiamo dal mondo di Topolino musica e supereroi, anche questo comunque i numeri del Free Comic Book Day sono comunque dei pezzi di storia, dei pezzi da, per un collezionista sono importanti, ci sono un paio di storie e quindi insomma l'ho preso. Heavenly Delusion di Masakatsu Ishiguro, che tra l'altro Masakatsu Ishiguro è quello di, io già l'ho sentito, non mi viene, vediamo un po', premiata con regista, com'è, lui è quello di, vabbè, niente, non mi viene. I disegni devo dire sono molto belli, la trama è molto intrigante perché parla di amanti e fumetti, ecco, dunque noi più assaggi della tantissima serie maestra Tokyo, di una sorta di collegio protetto da spesse mura, e insieme ai compagni segue ogni giorno lezioni tenute da robot professori. Tutti gli studenti della struttura sembrano possedere dei talenti particolari e pian piano la curiosità verso il mondo esterno si unisce a misteriosi presentimenti, movimentando la piazza del loro piccolo paradiso. Maru vaga nelle rovine di quella che una volta era chiamata Tokyo, assieme all'enigmatico Kiruko, in un panorama desolato popolato da bizzarre e letali creature, ma anche da umani sopravvissuti, disperati e pronti a tutto. Tokyo e Maru sono identici nell'aspetto, ma sembrano non conoscersi. Quale sarà il loro legame, i loro destini? Sono destinati a incrociarsi? E insomma, devo dire che è gratis, quindi gli darò un'occhiata e vedremo quando uscirà la serie, non so se è già uscita, da vedere. Questo invece è di Mario Alberti, dall'opera di Antoine Charreron, Il Muro. Devo dire che è preso appunto perché era gratis, ma i disegni sono favolosi. Poi mi sembra un futuro post-atomico alla come si dice, oddio, quello con Mel Gibson, vabbè, non mi viene, mi sembra appunto molto alla, vabbè, ve lo scriverete nei commenti, mi sarà venuto quando finirò, quando chiuderò il video. I disegni sono molto molto belli e quindi niente, l'ho preso. E poi l'ultimo è Ariadne di Norihiro Yagi, In the Blue Sky, e anche questo sembra disegnato molto bene, sembra un altro fantasy moderno, insomma non lo so, gli daremo un'occhiata e vedremo se ne varrà la pena. Questi sono i recuperi in ritardo del Free Comic Book Day di quest'anno. Ma c'è di più, ragazzi, c'è di più, perché addirittura loro avevano delle rimanenze dei Free Comic Book Day americani degli ultimi 3 anni. Quindi abbiamo trovato, aspettate che senza occhiali non andiamo da nessuna parte, abbiamo trovato dal 2017 Summer Blast, questo qua, poi abbiamo trovato Man War, poi Star Trek Next Generation Mirror Broken, Rick e Morty, e poi abbiamo trovato Doctor Who, un free comic di Star Wars, uno di Zelda, I Hate Image e Betty e Veronica. Eccolo qua.
E insomma, anche questi adesso vi farò dare un'occhiata veloce a questi albetti del Free Comic Book Day. Questo invece è il malloppo dei recuperi del Free Comic Book Day americani degli scorsi anni. Vi faccio dare un'occhiata velocissimamente, giusto così per curiosità. Questo era Betty e Veronica, I Hate Image. Devo dire molto molto colorato, molto molto particolare. Zelda Twilight Princess, questa è intrigante, credo che sia un manga pubblicato in America, anche se nel numero 0 appunto è in un formato così. Star Wars, devo dire, io non mi sono mai avvicinato ai fumetti di Star Wars, ma vedo alcune tavole veramente veramente splendide, disegnate molto molto bene, ma invece manca solo Star Wars. Poi abbiamo Doctor Who, è un universo che da nerd purtroppo non ho mai frequentato, non conosco assolutamente nulla di Doctor Who, né delle serie né dei fumetti, niente proprio, e prima o poi mi ci avvicinerò. Rick e Morty, serie strapremiata, fuori di testa, questo era un numero gratuito appunto per il Free Comic Book Day. Next Generation, questo non potevo non averlo, questo Picard attraverso lo specchio, anche qui guardate che disegni ragazzi, guardate questa tavola, veramente veramente tanta roba. Poi da Trekkie, questo l'ho preso proprio per collezione, per averlo, è comunque un numero gratuito del Free Comic Book Day americano, che se non vai in America, insomma, a parte se ce l'ha qualche fumetteria qui, non è facile da recuperare. Qui troviamo ancora, credo, Supereroi, non conosco questa serie, Secret Weapon, magari me lo scriverete sotto, featuring Bloodshot è il film nuovo che sta uscendo. E poi abbiamo l'ultimo, questo qui, che è, non so che cosa sia, ma ripeto, erano tutti gratis, li ho agguantati. E questi erano i recuperi dai Free Comic Book Day americani degli ultimi 3 anni. Beh ragazzi, è stata faticosissima questa puntata, spero che questa puntata vi sia piaciuta, che apprezziate lo sforzo sia economico, organizzativo, e anche perché non sto proprio in formissima. E ragazzi, beh, qui vi potete sbizzarrire con i commenti, perché c'è talmente tanta roba questa puntata, veramente credo forse più delle volte che sono tornato dalle varie fiere, e quindi veramente c'è tanta roba e tante cose fighissime da leggere, tanti numeri uno, serie nuove, insomma, magari anche voi, come io ho scoperto tramite altri video delle cose nuove, magari anche voi ditemi se avete scoperto delle cose che non conoscevate, se prenderete delle cose in più, eccetera eccetera. E spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito mi piaciate, condividete, insomma fate quello che pensate sia più opportuno per dare una mano a far crescere ancora di più questo canale. Intanto colgo l'occasione per dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, perché il canale continua a crescere e quindi c'è sempre tanta gente che arriva nuova. E dico sempre, andate a vedere, perché ci sono più di 850 video sul canale, quindi andate a dare un'occhiata, troverete sicuramente dei video nerd che facciano al caso vostro. Con questo io vi saluto, vi abbraccio forte, siete fantastici, vi voglio bene, ma soprattutto ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.